Carissimi bambini e ragazzi, eccoci di nuovo qui. Domenica prossima, il 21 gennaio 2024, sarà la Domenica della Parola di Dio. Una domenica bella per poter vivere quanto è bello ascoltare la parola del Signore. Lui con la sua parola ci cambia la vita, ce la fa più bella, più grande, e noi riceviamo il suo amore attraverso la sua parola. E infatti nel Vangelo di domenica prossima le parole di Gesù sono piene di amore in un modo straordinario. È Lui che ci rivela che oggi, grazie alle sue parole, noi non riceviamo brutte notizie, ma una buona notizia. E questa buona notizia è che il momento bello ed importante della vita non lo dovremo aspettare chissà quando, ma oggi, nella vicinanza di Gesù, nel fatto che Gesù e la sua parola sono vicine a noi, c'è il segreto di una vita straordinaria, in cui oggi può essere il giorno più bello e straordinario della vita, nella misura in cui ci rendiamo conto che il Signore è vicino e che Lui vuole regnare, vuole essere al primo posto nella nostra vita, e noi saremo felici nel mettere le sue parole al primo posto, le sue cose come le più importanti, come quelle che ci rendono più felici. E allora vale la pena fidarsi delle sue parole, avere fiducia in Lui, vale la pena cambiare mentalità, ecco, e considerare che Lui è generoso con noi, che abbiamo tanto per cui ringraziarlo, e renderci conto che è Lui che capisce meglio cos'è che ci fa felici e dargli retta e dargli fiducia in questo. E infatti la parola di Gesù è così bella, così straordinaria, così importante che quelli che l'ascoltano non vivono più la stessa vita di prima, vivono una vita nuova, come gli apostoli che ascoltano questa chiamata di Gesù che promette loro di diventare pescatori di uomini. E allora lasciano le reti e iniziano ad andare dietro a Lui. Come mai? Si vede che questa parola, quando viene ascoltata, è davvero una parola straordinaria, che cambia il cuore, cambia la vita, fa nascere la gioia, fa vedere qual è il significato delle cose e perché vivere e quali sono le cose più belle della vita. Così come pure Giacomo e Giovanni vengono chiamati da Gesù, e questa parola, questa chiamata di Gesù è così bella, così forte, parla al cuore di cose così grandi che Giacomo e Giovanni subito lo seguono. E allora, se queste parole di Gesù hanno cambiato così tanto la vita di queste persone, se sono state così importanti che ancora oggi ne parliamo, allora ascoltiamole anche noi. Ascoltiamo sempre la parola di Dio e avremo una vita nuova, una vita bella, una vita grande. Per essere felice non hai bisogno di aspettare di avere tanti soldi o di avere chissà quale successo nel scolastico, sportivo o di fronte alle altre persone. No, ecco, è il Signore con tutto il suo amore che ti fa presente che se lo ascolti la tua vita è meravigliosa, è straordinaria, è piena della sua luce. Ci vediamo presto!